Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Stamani provo un nuovo set, uno dei nuovi acquisti di cui agli unboxing dei giorni precedenti. Sto parlando di un set di Rex Supply & Co. 1966. Avevo già acquistato ed ho già provato con successo il set 1955, che è un'esplosione floreale alla gardenia e al giacinto, davvero una profumazione molto particolare. Ho acquistato quindi e vado a provare questa mattina 1966, il cui colore giallo già ci suggerisce quella che è la piramide olfattiva. Ma andiamo a snasare assieme. Io già l'ho fatto, ragazzi, quindi anche perché ho prelevato la quantità necessaria mettendola nella scatola per il montaggio che faremo a breve. Quindi l'ho già snasato, ma andiamo a snasarlo assieme. Allora, ragazzi, questa è una profumazione molto fruttata e nello specifico agrumata, perché si sente del bergamotto, del mandarino e poi c'è un sottofondo corposo di legno di sandalo. Ecco perché questo colore giallo che ci ricorda gli agrumi, che ci ricorda l'estate. In realtà praticamente questo è un trittico, c'è poi 1977, quindi questi 3 decenni caratterizzati da una profumazione, caratterizzati da determinati eventi del paese, ovviamente dell'America, e sono tutti e tre a base tallovata. Quindi io stamattina avevo voglia di un tallovato ed ho l'occasione è stata propizia per provare questo set che naturalmente si compone anche del suo balsamo. Quando c'è il balsamo io lo prendo sempre, e naturalmente l'aftershave, quello splash tradizionale alcolico. Eccolo qua, ragazzi. Quindi andiamo a provare questo set. Ho voluto prendere un pennello della stessa tonalità, perché praticamente mi piaceva questo giallo-arancio, e quindi ho continuato questo filone di colore che ci ricorda l'estate e gli agrumi, prendendo il pennello Homo Brushes, eccolo qua, ragazzi, con questo manico in resina di colore giallo con sfumature fucsia viola, un bel ciuffone in tasso da 29 mm. E la monetina, questa qui, con il simbolo di Homo Brachis, che è questa tigre stilizzata. Il rasoio invece che ho scelto questa mattina è un regolabile di casa Tatara, e quindi andrò ad utilizzare il Tatara Muramasa, eccolo qua, con il suo stand, che è questo regolabile particolare avveniristico, futuristico, perché l'esposizione e il gap praticamente avvengono mediante la regolazione del cursore, che è qui, ragazzi, ma questo cursore va ad azionare lo scorrimento delle due barre laterali, che quindi si sporgono o si ritraggono, mentre nei tratti rasoi c'è questo meccanismo del cap che sale e scende. Qui c'è uno scorrimento, quindi voglio dire, rasoio particolarissimo, come tutti i Tatara, futuristico, ingegneristico. Non a caso i tre fondatori e amici di Tatara sono tre ingegneri, voglio dire. Naturalmente vado ad armarlo con la sua lametta
la lametta tatara, che è una lametta che io amo ed è una lametta che ci sta particolarmente bene nel suo rasoio, quindi procediamo in tal senso. Ecco qua, andiamo ad armare il rasoio così, andiamo a mettere, ad allineare, inseriamo la piastra e andiamo ad avvitare il manico così da serrare e appunto il rasoio stesso. Ecco qua, lametta come vedete allineata, ok, rasoio armato, poi andiamo a regolare, anzi non andiamo già a regolare il cursore, l'ho messo, non so se si riesce a vedere, a 3, eccolo qua, perfetto. Quindi ragazzi, a questo punto possiamo anche partire con il rituale e andiamo a detergere il viso con il Daily Skin Cleanser di Depot detergente ai carboni attivi. Partiamo. Bene ragazzi, quindi andiamo a sciacquare il viso. Perfetto ragazzi, quindi possiamo procedere con l'applicazione del panno caldo. Molto bene ragazzi, quindi possiamo procedere con lo step successivo che è l'applicazione dell'olio pre-barba alle mandorle dolci di Estro Cosmesi. Bene ragazzi, ed a questo punto possiamo procedere con il montaggio del sapone, quindi vado a posizionare il cellulare a favore di inquadratura scatol, così procediamo assieme. A tra poco. Ed eccoci ragazzi, come potete ben vedere il sapone è già nella scatola, il pennello l'ho tenuto un po' in ammollo durante questi preliminari della rasatura, adesso ne ho strizzato il ciuffo che quindi risulta umido, possiamo quindi procedere insieme al montaggio. Ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben formato, è lucido, ben amalgamato, compatto, privo di bollicine di aria, pertanto possiamo procedere ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo assieme. A tra poco. E ragazzi, procediamo allora ad insaponare il viso con questa crema profumata agli agrumi, c'è una profumazione piacevole di mandarino, di bergamotto, ed è bella cremosa, sembra bella cremosa. Procediamo.
Eccezionale, ragazzi, semplicemente eccezionale. Guardate che bella crema che è venuta fuori, ragazzi, pazzesco. Adoro quando il montaggio è così cremoso ed è così ricco, mi piace moltissimo. Allora, ragazzi, inforchiamo gli occhiali di ordinanza. Rasoio Tatara Muramasa regolabile armato di lametta Tatara regolato già a 3. Procediamo quindi con il verso del pelo. Estremamente gentile e delicato, in posizione 3, l'esposizione della lama è neutra, a 1 e 2 è negativa, a 4 e 5 è positiva. Bene ragazzi, verso del pene andato, rasoio dal taglio chirurgico sicuro, piacevolissimo. Vado quindi adesso a sciacquare il viso. Bene ragazzi, e procediamo nuovamente con l'applicazione del panno caldo. Perfetto ragazzi, quindi dopo il panno caldo possiamo procedere nuovamente ad insaponare il viso. Eccezionale ragazzi, veramente eccezionale. Quindi occhiali di ordinanza, eccoli qua. Prendiamo il rasoio, andiamo ad abbassare il cursore al 2. Eccolo qua. E procediamo con il verso traverso oppure anche obliquo.
Perfetto ragazzi, anche verso obliquo o traverso andato possiamo sciacquare il viso. Bene ragazzi, andiamo quindi ad applicare nuovamente il panno caldo. Bene ragazzi, quindi procediamo nuovamente ad insaponare il viso. Perfetto ragazzi, quindi a questo punto, prima di procedere con il contropelo, devo andare a recuperare la tavoletta freezer. La tavoletta freezer altro non è che una salvietta di colore bianco come questa, che io ad inizio lasatura bagno per bene, piego in quattro in questo modo, strizzo per la parte di acqua che grunda e inserisco in posizione orizzontale nel freezer. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la tavoletta appunto è diventata rigida, ma io adesso la prendo, la poggio sul lavabo, così mentre vado di contropelo, la tavoletta si sarà ammorbidita ritornando nella consistenza di una salvietta freezer da applicare in viso a conclusione della lasatura. Quindi ragazzi vi lascio per qualche secondo e la vado a recuperare. A tra poco. Ed eccola ragazzi, è lei la tavoletta freezer che non si piega e non si spezza ma si ammorbidirà mentre noi procediamo di contropelo. Voglio abbassare ad 1 la regolazione, ecco qua, del cursore. Non so se si vede, 1, andiamo di contropelo. Perfetto ragazzi, quindi fatto anche il contropelo, io adesso vado a valutare la necessità, opportunità di qualche ritocco.
Allora, ragazzi, qui è stato proprio un errore mio di angolazione del rasoio, quindi ho sentito proprio il momento del taglio, ma ricordo che ci sono i fiammiferi emostatici. Che servono appunto a causticare e a chiudere, di modo che, essendo parti molle, poi è facile che continuano a perdere la gocciolina di sangue, ma noi con il fiammifero blocchiamo. Procediamo con i ritocchi. Perfetto ragazzi, va bene, benissimo così, quindi procedo con un'insaponata di cortesia. Perfetto ragazzi, mentre io mi godo questa insaponata di cortesia che naturalmente non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà del sapone e per praticamente godere della profumazione anche in questo caso al mandarino ed al bergamotto con un retrogusto di legno di sandalo, comincio a sistemare un po' tutto la baradanna e poi procediamo con la skin care. Quindi ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, io ho anche sciacquato il viso e quindi sono pronto per l'applicazione della salvietta Frizzè. Eccola. Bene ragazzi, quindi a questo punto possiamo asciugare il viso tamponandolo. Bene, quindi procediamo adesso con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot.
Bene ragazzi, mentre si assorbe il talco io finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, procediamo con l'applicazione della crema riparatrice Provictis del saponificio Vanisina. Bene ragazzi, quindi a questo punto finisco di sistemare e fermo il video, così lascio che la crema si assorba e ci vediamo tra poco per proseguire. Bene ragazzi, ed a questo punto procediamo con l'applicazione del balsamo dopo barba di 1966 Rex Supply & Co, cioè il balsamo della linea del set. Quando è disponibile io lo utilizzo sempre, lo compro quando c'è il balsamo, perché non tutti i set lo prevedono, quindi quando c'è io sono molto ben predisposto a comprarlo e a utilizzarlo. E mentre lascio che anche il balsamo si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, ed a questo punto possiamo procedere con l'applicazione del Aftershave Splash 1966 di Rex Supply & Co. Agitiamolo perché c'è una componente oleosa che va miscelata con la restante parte e andiamo ad applicarlo. Bene ragazzi, è molto molto fresco, molto molto agrumato, si sente proprio frizzante, sprizzante questa profumazione di mandarino, di bergamotto con questo retrogusto di legno di sandalo, davvero molto molto fresco, molto molto estivo. Come procediamo ragazzi? Prima colazione di ordinanza, poi andiamo con l'applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante
ma di facile assorbimento, ed a seguire l'applicazione dell'acido ialuronico multifunzione, che va bene sia sulla pelle del viso, sia sulla barba lunga, sia tra i capelli, nel cuoio capelluto, sul cuoio capelluto proprio per idratare. E poi, ragazzi, limone, agrumi, fresco, bergamotto, ci sta benissimo, fresco di Sicilia come estratto di profumo da indossare prima di uscire di casa. E con questo, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi auguro un buon lavoro, una buona giornata, forza, 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 che quasi venerdì ci siamo anche questa settimana. Grazie a tutti voi e naturalmente appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.